Mister, qual è l'insidia maggiore nell'affrontare l'ultima classifica del girone? Proprio questa, nel senso che pensare che sia l'ultima della classifica, perché quando a volte si incontrano le grandi squadre è facile prepararla tutta la settimana, invece quando incontri magari quelle squadre che occupano la bassa classifica, l'insidia più grossa è proprio tralasciare tutto e fare una settimana, diciamo, al di sotto di quanto potresti. Però io sono insomma contento dei ragazzi, di come si sono allenati, perché capiscono che sono rimaste poche partite, abbiamo il nostro futuro in mano e dipenderà da noi. E se l'affrontiamo nel migliore modo avremo più chance di vittoria. E domani comunque non bisogna sbagliare. Ti può fare un attimo un punto della situazione, recuperi, chi sta bene, chi no, No, come sta? sono contento che piano piano stanno recuperando tutti, però bisogna valutarli giorno dopo giorno perché non bisogna rischiarli per una partita che poi ne perdano altre le ultime. Quindi stiamo cercando con lo staff tecnico e medico monitorarli giorno dopo giorno per cercare di capire quando li inserirli con la squadra. È normale che ne avremo bisogno perché io ho sempre detto che più questa squadra si allena con tutti, più si alza la qualità e più gli allenamenti vengono come devono essere. Nello specifico reparto difensivo, perché belli come No, stati. Dario ha recuperato, quindi c'è Mike che ancora insomma, è a metà, Frank è sulla via della guarigione, quindi insomma, piano piano stiamo recuperando, però è normale che bisogna insomma, attendere e cercare di metterli in campo quando possono, perché ripeto, a me insomma, mi dispiacerebbe se dovessero rientrare poi insomma, terminare prima la stagione. Mister, con il ricorso perso con Mutai toccherà ancora a dei giovani più Pablo. È stata un po' la settimana di Babacar per tutto quello che c'è anche dietro la storia di Babacar, però buono anche l'ingresso di Pereira in quei 20 minuti che l'ha No, fatto ma giocare. se Leo o se Baba o gli altri si allenano e giocano in questo modo, è normale, tutti possono avere la possibilità di giocare. Però si devono poi ripetere, devono mantenere l'allenamento alto e poi potrò scegliere senza problemi. È normale che, insomma, non avere Butai è una cosa importante perché comunque per noi è stato fondamentale, però chi giocherà al suo posto, come ha fatto domenica, magari potrà dimostrare tutte le sue qualità. Del Prete, il suo ingresso nella squadra e le sue condizioni, come le valuta, mister, Anche per adesso? lui, nel senso è normale che ha giocato 10 minuti, però viene da un anno di inattività, quindi anche per lui vale lo stesso discorso, bisogna piano piano inserirlo, bisogna capire durante gli allenamenti il suo stato di forma, perché sarebbe un peccato se magari forzare il suo rientro possa magari perdere le ultime partite. Quindi con lui ho un rapporto, quindi ci parlo giornalmente e valutiamo giorno per giorno il suo stato. Avendolo visto al lavoro per tutta la settimana, la cosa è confortante oppure... Sì, no, vabbè, io sotto l'aspetto del giocatore non lo discuto perché l'ho avuto l'anno No, scorso. intendo come No, come condizione. condizione sta crescendo, però è normale che tu ti puoi allenare da solo tutti i giorni, ma poi l'intensità che ti può dare un gruppo è totalmente diversa. Quindi sì, sta crescendo, però al tempo stesso bisogna anche lui valutarlo giorno dopo giorno perché comunque i piccoli fastidi possono uscire in qualsiasi momento. Quindi io non posso sbagliare nulla perché so che tipo di giocatore ho, che è, che tipo di situazione ci potrebbe dare, ma al tempo stesso non posso neanche rischiarlo per perderlo poi quest'ultimo mese, perché alla fine poi manca un mese. Butai come l'ha presa? Ha Vabbè, dispiaciuto perché ci teneva a giocare, senza rientrare, perché comunque capisce che è un momento anche cruciale per la squadra e lui c'è sempre stato. Però al tempo stesso purtroppo il ricorso è andato male e adesso bisogna scavallare questa partita per poi farlo rientrare
e dovrà mettersi a disposizione la squadra, perché abbiamo bisogno in questo momento di tutti. Secondo me, se tutta la squadra ragiona e viaggia lo stesso, sulla stessa radiofrequenza, secondo me potremmo arrivare all'obiettivo che tutti speriamo. In chiave lettura partita, quanto pesa l'assenza di Tentoni a centrocampo? Cambierà qualcosa? Beh, Tento, Tommy è una pedina fondamentale, perché c'è sempre stato, comunque ha sempre dato il suo contributo, ha sempre cercato di fare tutte le cose che poi servivano alla squadra. Quindi vederlo poi già domenica lo vedevo bene fisicamente, quindi secondo me è una perdita, perché comunque perdiamo anche un altro giocatore. Non è che siamo tanti in questo momento, però chi giocherà al suo posto sicuramente farà il suo meglio per non farlo rimpiangere. A proposito di questo aggiungo, noi immaginiamo che potrebbe giocare in Mungo e Baccari con la Rivi, no? E qual è la richiesta che fa? Cioè, nel momento in cui manca Tentoni, che è un giocatore anche intraprendente, che si fa la responsabilità, c'è bisogno anche da parte dei giovani, penso appunto a Baccari e a Mungo. Beh, giovani fino a un certo punto, perché Giuliano viene dalla Lega Pro, Baccari ha sempre giocato, quindi non credo che si possa fare questo discorso. Secondo me l'unica cosa che chiede è fare quello che prepariamo e fare quello che serve poi alla squadra. Loro l'hanno sempre fatto e alla fine di loro sono contenti, perché se altrimenti non starebbero qui. Gonzalez lo porta così fino alla fine del campionato? Ce l'hai con Pablo, No. Parlo fin quando sta bene, ma perché io sono dell'idea che se un giocatore mi dimostra in allenamento ha tante possibilità per giocare. È normale che in questo momento anche siamo in difficoltà, quindi sta come se stesse facendo gli straordinari, però se li fa in questo modo ben venga. Però poi deve essere normale supportato da tutta la squadra. Fiero zero possibilità da qui al 12 maggio. Pure lui sta cercando in tutti i modi di recuperare, perché ho trovato un gruppo di ragazzi che anche nelle difficoltà vogliono stupire e vogliono cercare di recuperare, perché tutti vogliono aiutare Novara a arrivare a quell'obiettivo. Quindi per lui è molto difficile, però già sapere che ci sta provando è una bella cosa. Anche perché domenica ha portato in panchina dei giocatori che forse sono stati molto determinati sotto l'aspetto più psicologico, vicinanza con chi giocava rispetto a un reale loro inserimento per le vie di infortuni. Già darmi la disponibilità ti fa capire che gruppo è. Che se l'avessi messi in campo avrebbero comunque cercato, anche in una situazione un po' particolare, di fare quello che serviva per la squadra. Quindi già avere un gruppo così per me fondamentale. Poi è normale che spero che stiano bene, perché se tutti si allenano e cercano di avere il proprio posto, è normale che la qualità si alza dell'allenamento. Quindi proprio fuori gioco ci sono Capano, Pagliai? No, Pagliai no. C'è Capano, Amabeng, Benassi e Alfiero. Quelli, diciamo, sicuri. E poi ci sono, è normale che chi più un acciacco, chi l'altro, ma bene o male ci sarà stata una settimana un po' insomma intensa sotto questo punto di vista, però i ragazzi hanno abbastanza recuperato. Quindi praticamente più Tentoni e Butai, tra squadra, grazie. E faremo quello che si ha. Anche perché Tentoni domenica scorsa ha fatto mezzo gol. Sì, ma credo che il mezzo gol l'abbia fatto la squadra, perché poi Tentoni si è trovato a fare, diciamo, quella situazione che poi ha portato a certo. Baba. Però credo che la squadra lì abbia lavorato bene, perché se la squadra lavora bene poi anche il giocatore si può prendere quel rischio in più. Se la squadra lavora male è normale che poi quel rischio in più non te lo prendi, la palla è lenta e quindi non riesci a creare la situazione che può portarti poi a far gol. Non va in verticale. Il problema è che mi piace tanto l'orizzontale. Ecco, sulla necessità di svegliare un po' la transizione dei palli dal campo, no, è normale che ci si lavora sempre, perché credo che sia fondamentale che una squadra muovi la palla in modo veloce, però è normale che poi bisogna avere il campo a disposizione che ti permetta di muovere la palla in modo veloce, e il campo dove andremo domani è molto diverso da questo.
Quindi la squadra dovrà interpretare al meglio la partita e cercare di capire quali situazioni creare per portare a casa il risultato. Ma secondo lei della gioca a viso aperto o cercherà di limitarsi i danni? Cosa si aspetta? Io mi aspetto che sarà una partita difficile perché da quello che sappiamo, diciamo, con noi hanno perso 4-0, ma le altre partite non hanno mai svaccato, hanno cercato sempre di giocarsi, hanno sempre cercato di fare risultati, quindi è una squadra che bisogna starci attenti, perché poi è normale che giochi contro il Novara, sei l'ultima in classifica, comunque vuoi fare bella figura, vuoi cercare di fare risultati.